Signore e signori, buonasera. Quest'anno siamo a Firenze. Siamo intorno agli anni 50 e siamo in un bellissimo laboratorio di cappelli. I titolari sono Icino e Giuditta Biancarani, che sono anche marito e moglie. E il loro socio è il signor Fosco Bacazzi. Giuditta è una donna molto composta, molto devota e religiosa. Igino, invece, è un cinquantenne farfallone, tutto pieno di sé, bello alto che lui e con una passione spietata per le donne, che invece di seguire i consigli del suo serissimo socio ed amico Fosco, fa sempre di testa sua e ne combina di tutti i colori. La domestica di casa Biancarani è la signora Tilde, una bella signora che viene dalla campagna e che dentro di sé non vede l'ora di ritornarci. Abbiamo anche due lavoranti, la bella Elide, ancora zitella, e la bella e giovane Cosetta, innamorata di Bruno, il mitico fattorino del laboratorio, che senza di lui il laboratorio non andrebbe avanti. Ora, non sarebbe una storia completa senza un prete. Ed ecco il nostro vecchio Don Terenzio, e anche senza un medico di famiglia, il dottor Chimenti, anche lui innamorato di Rosetta, ma senza speranza alcuna. L'apparenza così sembrerebbe serena e tutto potrebbe cominciare. Ma dico io, e dicono tutti, cosa potrebbe accadere se un giorno per caso a piombare nel famoso laboratorio di Gino Biancarani fosse proprio la sua amante per eccellenza, Vittoria Brunetti? Ve lo dico io, il finimondo. Eh sì, perché in realtà Vittoria è all'oscuro della doppia vita che conduce Gino e di tutti i suoi cappelli pieni zeppi di tante bugie. Signore e signori, la commedia di Pasqua è lieta di presentarvi un cappello pieno di bugie. A tutti noi di cuore, buon divertimento. Madonna che abbiocco ho stamani, non riesco a tenere gli occhi aperti dalla stanchezza che mi rimpasto. Agogno un letto più di un fidanzato. Ti garberebbe, ma è un po' che ha passato l'età canonica e per trovarne uno. Lascia lei alterare, no? Oh, che t'ha fatto? Sono stata tutta la notte dietro le finestre per bracare la sora Giuditta e il sorigino che le chiamano. Ma tu sarai con un picciona. Oh, Zetta, se sto vicino a questo laboratorio, non è mia colpa mia, eh? La mia finestra è proprio vicina a quella della sua camera. Ma tu sentisse come vociavano. Non potevo venire via a mia mezza discussione, eh? Eh no, di certo. Figuriamoci se perderci un'occasione per sapere le brave degli altri. O te chi ti ha interpellato, eh? È possibile che tu sia sempre a ascoltare che si dice noi? Te sei come il persemolo, sei sempre nel mezzo. Oh ciccia, per tua nonna regola io qui ci lavoro. E se non c'ero io nella ditta Cappelli, Biancalani e Basacchi, a quest'ora vanno belle chiuso. Bello appunto, tu sei indispensabile. O no, dico sempre anch'io, che se a questo mondo tu mancasse te e il pane, si sarebbe belle morti tutti. Accidenti, un fuoco e frullare dalla mattina alla sera, a consegnare cappelli di qua e di là. Un fattorino svelto come me a Firenze, non l'hanno mai visto. Sì, in una cosa tu effettivamente sei ma di molto svelto, a far sparire la paga, basta spendere, è vero, invece metterli da parte te. Oh, Setta, un rincomincia con questo discorso del fidanzamento, perché se riattacchi con questo discorso vuol di là, No, no, figurati, che mi importa di te. Iride, passami il nastro piuttosto. E tra poco, il suo vicino, parte per Pistoia. Noi bisogna aver finito anche questi appelli.
Ai, ai. Non ne posso più di fare i cappelli, i famosi cappelli Biancalani e Batà. Ma come ti dicevo prima che qui presente Fattorino mi interrompesse, stanotte vociavano sempre quella solita storia della gelosia. O che vuoi, lui con la cosa che è rappresentante a casa non c'è mai. E lei ne ha paura di queste? Ma tu sentiste come vociavano e la sora Giuditta che gli diceva che prima di sposarsi era un morto di fame, un pezzente, e che grazie a lei e al Sor Fosco ora era padrone di mezza Firenze. Oh, e il Sorigino giù un mocco gli sembrava che recitasse la Divina Commedia. Davvero? Lei così religiosa, lui un socialista sfegatato. Ma vociavano, ti dico, per me l'hanno sentiti fino al Galluzzo. Esagerata. Oh, comunque ti dico che hanno preso un andazzo, lui fa sempre andare e vieni fra Pistoia e provincia, e sicché a casa non c'è mai. E la sora Giuditta, tutta casa, chiesa e cappelli, quella basciapile uggiosa che non è altro. Che bocca luna, tu pensassi un pena all'affari tua? Ma che devo pensare, sentiamo. Andamolo perché un ce l'ho. Questi fetenti di giovanotti non s'attaccano nemmeno, sicché a che devo pensare? A famosi cappelli Biancalani e Batacchi, sai, mi importa assai. Fammi andare al magazzino, vai, che c'è più fresco, perché te con tutti i discorsi mi ha bello fatto venire un'afa. Senti, ecco detta, io non so che tu ci abbia visto in quell'essere. Comunque, non c'è una differenza di nulla fra il suo origino e il suo socio. Il Sor Fosco l'è una tatta mea che mai, e quell'altro, le donne le son tutte sua. La sua moglie e il suo origino era, sembra un frate della Certosa. Ma ti posso garantire che le donne le sono tutte sua, e ci ha provato anche con me. Davvero? Sì. Come? Quando? Fatti personali, non ne posso raccontare. Ah, detto va a sapere solo quelli di quell'altri, Comunque ti posso garantire che non è rimasto insensibile al mio fascino. Oh, oi oi, che sonno! Non ne posso più di far cappelli. Stasera giuro Dio che vo a letto all'otto. Se orrilesiano, altrimenti e ti tocca rifallore piccine anche stanotte. No, no, stasera lo spettacolo non c'è, perché nella sfuriata ho sentito dire che il sorigino deve partire per Pistoia e stare un po' di giorni là, sicché... Zitta, zitta, mi sembra venga qualcuno. Sarà tu Bruno che ritorna qua, senza la sua osetta un po' stare. Che appiccicosi voi siete, mi fate perfir rabbia. Guarda che si discorre un po' insieme, ma ancora d'ufficiale non c'è nulla. Entratura ancora non ha fatta, doveva venire domenica passata con l'anello, ma... Non doveva venire quella prima? Per me ti figlia di volto in giro, Quando lavora, lei ha le cascine a giocare a cavalli. Almeno vincesse. Si è incaponito su quel broccolo di saettone, punta sempre quello e ci lascia mezzo stipendio. Che impicciona tu sei. Tu fossi brava a guarnire a pelli come tutti dalla faccia all'aria e sarebbe ma di molto meglio. Ecco il tuo Bruno. Fosco! Buongiorno bambine, ecco. Come va? Oh, ed è arrivato faccendine! Guarda che panelloni che gli ha! Buongiorno, Sor Fosco! Buongiorno, allora che
che l'avete finiti questi capelli? Fammi vedere. Perfetto. Che la profumi. Brava così. Ecco sul fosco. Mamma, che ha fatto qui, bambi? Va mia bene così, Noi, modestamente, si fa mia chiacchiere. Noi, modestamente, si fa cappelli, cuffiette, papaline, berretti di feltro, di paglia, di rabbia, di seta, di lana, di cotone, a stai a punta, con la ripiglia, e ora la penso lo sciringuagno, turbante a bombetta, col sacco a bombetta, tubo, panama, borsalina, alla marinara, alla lobby, alla bersagliera e su ordinazione anche tricorno. Lo vedi che qui un tonnello lo zigozzago. Rifatto, via. Ecco lo zigozzago, tu mi hai rotto il lago, mi ha spezzato il cuore. Dalla passione mi sento morire. Pesame mucho. Pesame mucho. Gori popolo, ma guarda che bellezza ci sa in questo laboratorio. È un piacere alzarsi la mattina e vedersi mille fiori. Sì, sto vicino alla Sirivia con queste paroline dolci. Io vorrei sapere che c'ha nel capo di prima mattina, dopo una nottata come stanotte. Certo Nina, la vita va presa per verso giusto. Ah, vero socio? Ah, bottega aperta, uccello morto. E sono bollato, E gli è un tranquillone lui, un dorcione, un minchione, vero? Via, ora un esagerare, Pesame mucho. Via, figlioli, andate di là nel magazzino, aiutami Bruno con quegli scascaroni. Ci pare vero, andiamo a ridere. Sì, io andrei ma a letto. Bello, belloccio, fatto bene. Che manca? Nulla. Il lavoro va più che bene, anzi, a bocca baciata direi. Lo sai, si è avuto più ordinazioni in 4 mesi che in tutto l'anno passato. Mi è riuscito Piazza Cappelli, Biancalana e Batacchi, anche a Pistoia, a Pisa, a Livorno, oltre che a Firenze, sicché... E se ha avuto il naso, vai. Io ti segno capelli, giù di tagli li fa e te vai a vendere. Sì, quando c'è la salute e il quattrino, pesame mucho. Via, fagli svizzere. Ma come sto? Accidenti, come ti sei messo in gingheri. Ciccio, io ancora ci tengo a presentarmi bene. Per fare rappresentante bisogna essere distinti, parlare forbito, anche perché più parli forbito e più le donne ti cascano a piedi. Se invece va di tutto timido, ritirato come le ciocce del guscio, e passi a bischero, da bischero e da grullo. Io invece le donne me le tiro su a minuzzolo di pane e poi giù il colpo finale. Capite anche? Ma te sei insegnato con l'amicia e ricordati però che sei anche sposato. Ecco. Nessuno è perfetto, qualche magagna e ci sta tutti. Sì, perché la magagna sta sempre con la solita donna. A me dopo un po' mi viene annoia. La moglie è come la mia lettera riscaldata. Io sei il fuoco, buon ristorante. Ma come fai? C'hai anche la vena al viso. Sarà un problema. Quando sono in viaggio me la levo. E quando ritorno me la infilo. Me la levo e me la infilo. Che dico? Un attimo. Ho più cucina tutto io. Palla chiusa. Se ti senti giù. Giudica.
Ma buttati un po' fuori anche te, santi Dio. O spendigli un po' di quei soldi che guadagni. O ne metteremo tutti sotto il materasso, eh. Ricordati, in questo mondo, se si vuole andare bene, non c'è da farsi vedere né poveri e né bischeri. Daretta a me, ricordatelo. Besame, besame mucho. E dici bene, ma... Adorarla di seguendo. Però, a dirti la verità, te non sei né carne né pesce. Il tempo passa e gli anni e li sgusciamiamo anche. Cerca di trovare qualche bella donna piacente, ma soprattutto compiacente. O se neanche di scusa e vivi per sentito di in banzi pesca e salamo una lesca. A bozza, metti già. Certo, un venire posti lo solito bazzica io, perché Nini, quando dico io, un centri di papel gatti, eh. Ti se sei nato con la camicia, ti vanno tutte bene. Io se non avessi questo di fettaccio, e te l'ho bene detto come devi fare. Quando senti che non ti viene la parola, un respirone, due colpi qui davanti al petto e via, e ti vengono tutti insieme. Te lo ricordi come si fa per vendere cappelli? Che dici? Me lo ricordo, sì. Sì, si fa così, no? Cappelli, cuffiette, papaline, berretti, di pezzo, di paglia, di raffia, di seta, di lana, a più di cappare, la nostra. Lo vedo, mi va bene. Se che deciditi, pigliano anche te un cencio di donna, stai meglio che da solo. Vedrai poi ti passa anche il tartaglio. Oh, poi non c'è mica bisogno che tu pigli un occhio di sole, eh. A questa età va bene anche una un po' grande, una vedova di seconda mano, via. Ma mentre a fare sono tempi e siamo nell'anni 50, che un guarda innanzi e rimane indietro. Lo so, ma... Dare a me, c'è certa robina in giro, stamani in centro, solo col pensiero. Ma belle messe in 5 o 6. Nugoli di donne, tu vedessi, nugoli, more, bionde, rosse, alte, basse, di tutti i tipi. Appannate, veloce. Le donne, una ripassata e via. Besame mucho. Beato te. Adorarla di seguito. Però, a dirti la verità, in confidenza, ora, mi sono un po' fermato. Ho incontrato una donna di Pistoia. E che donna? Sì. Vittoria si chiama. Un tocco di donna, tu vedessi, due gambe non finiscono più. Due occhi pare ti voglia mangiare, due pettorali. Invece poi, Giuditta, è tutta Gesù, Giuseppe e Maria. Vittoria la vidi sortì da un bar, aveva un'andatura, pareva una tigre. Nini da bordai, pareva un pirata della Malesia. E allora andai a volte sciura. E difatti poi in camera e per sé tramontana. E lì però mi sono cotto il culo. L'ho dovuto sistemare in un quarterino lì a Pistoia. Ha presente quello sfitto, sta a mezzo io e te. Ma oh imbecille, ma che non sarebbe impazzito? Sì, sono pazzo di lei. E lei è pazza di me. Però c'è un problema. E c'ho un figliolo. Un figliolo? Sì, un brindellone di interessi. Un errore di gioventù. Ma lo vedessi e mangiavo ad un tribunale. Alla fine e mi tocca anche lui. Quattro che sta mezzo a Pistoia e te? Via con gli stessi sono dettagli. Per me andrà via, che sto bello in ritardo. Oggi, mentre consegno cappelli a Pistoia, io devo fare una sorpresa. E mi trattengo un paio di giorni. Oh ma,
a quel bocca, congiurita. Fai di molto male a agire così. Senti, io te lo dico papà. Tanto te l'ha sempre avuto l'idea di fare il bischero sciocco. Te l'ha sempre avuto il bischero, sì, lo so. Ma questa guarda, le passa tutte, te lo dico io. Te ti sei impelagato in un affare che non ne puoi uscire per niente. Io se fossi in te la finirei qui. Io il mio consiglio da amico te lo dà. Sì. Se seguita a riscaldati a queste faccine, po' vedrai come vai a finire. Sì, ma intanto Vittoria c'ha due mele a mandolino. Che mandolino? Noi dicevo, questa è Giuditta, al comunale e c'è un concerto, anche mandolino, ci andava una di queste sere. Se il mandolino e la chitarra, tanto sa parecchio tempo da perdere noi, vero? Ci sa una mandata di cappelli da preparare per Livorno, che te ne sei belle scordato? Bene, Benone, io intanto oggi e vo' a Pistoia, che me l'avete preparata la borsa. Oh, ma non posso mica riparare a tutto io, Oh, ci sa la riserva, dite. Mettici anche due o tre paio di mutande e anche 12 fazzoletti e due camicie e due calze. Loretta, ma quanto ci stai via stavolta? E te l'ho bene detto stanotte. A Pistoia ci starò un par di giorni. Due, ante sora, con un viaggio e due servizi. Accidenti, un altro pochino c'hai a stare. Oh, Giuditta. Noi, Gino. Mi fai sempre un capo come un cesto, come un corbello. Non importa, fatelo, vai, ce l'hai di tuo, misura 58 di cappello, che lo saprò. Oh, tu ti rivolgi sempre male, zio buono. Non nominare il nome di Dio in vano, Dai, un bacino alla Madonnina e a San Giuseppe. Io non ne voglio vedere più, io vado a fare la borsa. Tilde, i fazzoletti sono nel cassetto in fondo al cassettone, ma non buttarli all'aria i santini e i libri delle orazioni, Mettici anche la roba per farmi la barba. E due o tre paia di calze, perché lo sai, le puzzapiedi. Buongiorno a tutti! Nel magazzino non sei quasi finito, Oh figliore, voi per oggi potete far festa, Ci si rivede domattina alle 7 in punto. Prendete anche questi scatoloni che non ce ne sta a dimenticare. Bruno, caricali in macchina. Oh, ma stai attento a non graffiarmi la carrozzeria, perché sennò dopo e ti graffio il capino. Non dubiti, sorigino. Aspettate, ora tanto vengo anch'io. Io te lo bene detto, Io consiglio te lo dà. Vai tranquillo, vai Ciccio, vai. Io po' come il Papo Gigi, che sta in mezzo alle vele che a Parigi. Tante belle cose. Un cambierà mai. Osilde. Dopo la borsa, dai una spolverata qui nel laboratorio, perché tanto di solito a quest'ora arriva sempre qualche cliente. Oh, senta, un comandi tanto, perché io che stamani mi so belle strappa. Oh, Tilde, quanto sei maleducata! Quante volte te l'ho detto di parlare per bene? Si dice stancata. No, stancata è troppo poco. Lei a fa' questi cappelli si sarà stancata. Ma io da stamani in qua, a ribattere le materasse, sbattere i tappeti, lustrare gli impianti e andare su e giù per le scale, e mi sono straccata e di volta. Oh, io sono contadina e me ne vanto. Dio volesse potessi ritornare nella mia campagna. Dio volesse, guarda. Chiedati, guarda che d'avanzo oggi mi gira l'inzibidei. Vai a fare quello che ti sei comandato. Ancora. Thank you.
Ma insomma, come mai ci stai 2 giorni a Pistoia? Eh? Che ci fai il solco? Ma pensi proprio io sia imbecille? Oh, Giuditta, oh che bubone sei, tra... E lavoro è lavoro. Guardate quanta brillantina si è dato nel capo. Se disgraziatamente ti ci si posa una mosca ci rimane appiccicata. Ma non ti sei lisciato abbastanza? Io mi domando e dico se si può vedere un uomo di 50 anni sonati mettersi in gingheri come un giovanottino. Dimmi la verità, dove vai? Oh Giuditta, te le devi abbozzala o via? Te le devi smettere la tua gelosia. Ma che è possibile? Per certe fisse... Ma scommette che se mi metto a riguardarti le bucce trovo tante di quelle magagne che non ho capelli in capo. Ma scommette! Oh, ma che ti deve piacere, via? Stai dicendo certi sfondoni che ne stanno in piedi, nemmeno con te. Ho sempre sapere che fo, dov'ho, con chi parlo. Zio Bonino, mi fanno ma addosso. Perché conosco i polli! Ma tu sei proprio polla. Ma poi, ma che voci? Non ti riesci di le ossa normali? Io vocio? Perché vocio? Per me Vagelli. Io voglio solo che tu mi dica la verità. La verità! Dai un bacino alla Madonnina. E a San Giuseppe. Sì, sì, da pacchi di grullo, la lo vedi dopo. Dove vai? Sentiamo. Ah, cerca a me un'altra per davvero. Magari in un'altra città, un'altra donna, un'altra vita, un'altra famiglia. Vai, vai, con questi discorsi a bambola. Chissà chi ti piglia. Ma allora, li avete caricati o no questi scatoloni? Accidenti a chi li paga, che so io. Sì, sì, ti aspettavi molto. Besame, besame mucho. Comunque Gino, guarda, io d'ora in avanti non ti dico più niente, perché mi è bella venuta a noia, ripete sempre i medesimi discorsi. Sì, questo lo ricevi anche stanotte, mentre se le fiava. Sicché attenzione Gino, attenzione. Perché se la prossima volta mi accorgo che mi hai detto una bugia... Oh Giuditta, ho falla finita. Ma te dimmi, on dove lo trovi un marito migliore di me? So casa e lavoro, lavoro e casa, via, su. Oh via, si rifarà la pace. Dai un bacino alla Madonnina, insomma. Ah, io le davo te, mio loro. Dai un bacino! Che colia sei. A San Giuseppe. Oh, che c'è ora? Tilde! Quando va infilata quella? Apro io. Oh, dottor Chimenti, la venga. Purtroppo sa che mi trovo un po' di furia e ci ando a Pistoia, anzi sarei già in ritardo. Scusate, ma passando di qui per andare allo studio ho pensato bene di portarvi i risultati delle lastre che vi ho fatto l'altro giorno al dispensario. Oh dottore, la sabellisca dottore, è sempre un piacere vederla. Lei è talmente bravo dottore che io se potessi mi farei visitare tutti i giorni. Speriamo di no, sora Giuditta. Ma anche solo per misurarmi la pressione, guardi. Ehi Gino, l'altro giorno quando ci ha fatto l'esame del sangue non si è sentito nulla. Ma che, c'ha una mano delicata. E l'esperienza, sa. Ma che dice, dottore? L'esperienza, ma bravura. Ma s'accomodi, che gli si può offrire, dottore? Nulla, grazie. Le lavoranti oggi non ce l'ha? E la signorina Cosetta? Io mi vorrei tanto trattenere, ma... Oh, aspetta, no? Un fai maleducato. Allora, dottore, come ci ha trovato? Dica la verità. Lei bene, benissimo, sana come un pesce. No, perché quando mi ha messo quel coso, quello che ascolta il cuore... Lo stetoscopio. Mi pareva di avere 100 cavalli lanciati al galoppo. Sì, e io dottore? La sua non è stata ancora sviluppata. È questione di qualche giorno, non si preoccupi. Non mi chiamava mica, vero? Certo che ti chiamavo. Allora dottore, che gli si può offrire? Nulla. Dovevo scappare. Presto. Le porterò le lastre del sorrigino. Ma per disturbo? Nulla, non si preoccupi. Presto avrò bisogno di un cappello nuovo. Vorrà dire che mi farà uno sconto. Sì, arrivederci. Arrivederla. Ma vengo io al dispensario? No,
No, non si preoccupi, verrò io con molto piacere. Hasta la vista. Quanto mi piace il dottorino! Bravo, bravo, un cedello! E poi è affabile, competente. Ah, da quel dottorino lì io mi farei fare un clistere anche due volte al giorno. Ma tu sei poco clistere e ci vuole l'ombrello per discorrere con lui. Ma fai il clistere. Fammi andare via, vai, so bene in ritardo. Lorenzo. Questo è il ritrovo del 30. C'è chi esce e c'è chi entra. Oh, mamma mia, c'è Don Terenzo. Oh, che fa? Che rimane sulla porta? La sassetta, no? Pettini, Pettini, tu santo. Buongiorno, figlioli. Segnati anche te, eretico così. Tre Padre Nostri e tre Ave Marie. Oh. Ma qual è la mia? È tutto imbarcato e pare un asse di legno. Ma te poi vada come tre in pelle. Oh, Tilde, parla per bene. Mi scusi, vada come barculla. Sì, insomma, Don Terenzio, veloce e circonciso. Perché, come ho già detto, ci vado a Pistoia e ci avrei anche una certa furia. Sorigino, a Pistoia non ci vuole andare più! Perché di che? Stai a diventare una gomma a terra e va a cambiare! Ma dove mi sono imbrattato tutta con mia alla! Oh, buongiorno, sor priore! Cristo regni! Brutto eredio, Osti! A te per vederti in chiesa bisognerebbe costruirtela alle calcine, eh? Brutto eretico, eh? Tre paternostri e tre Ave Marie. No, io non me fo, non c'ho neanche la di scorta. Guarda, ti è una certa. Vicino! Tre paternostri e tre Ave Marie. Andiamo, Bruno, vediamo se si rimette a posto alla svelta. Accidenti a quel grullo, c'ho tutto il capriolo di bozzoli. Accidenti a tutti, prese fu stampato. Oh, figliola, o che ce l'avete un gocciolino di qualche cosa? Perché ho detto messa finora e mi è venuta un po' di sé. Che vuole, un cordiale, un aperitivo? No, va bene un gocciolino di vino, vai. Ha sentito? Ma corri! Allora, figliola, oh, com'è? Non t'ho visto stamani alla messa delle 6, Per forza, Don Terenzio, si è litigato tutta la notte. Mezzanotte, il tocco, le 2, uno chiuso occhio e non mi sono riposata un accidente. Si può dire accidente? Tre paternostri e tre Ave Marie. Comunque, sempre per le solite cose, mi immagino, eh? Ma le tue, Giulita, sono fisime belle e buone, eh? Il tuo marito, vedi, sarà un socialista, un mangiapreti. Ma è tutto lavoro e casa, casa e lavoro, riconoscilo, via! Oddio, in casa ci sta ben poco. Di certo, e fa il rappresentante e deve piazzare i cappelli. Se il laboratorio Biancalani e Batacchi non lavorasse così tanto, o come tu faresti a donare quel generoso obolo tutti gli anni per Natale alla chiesa? Però, Don Terenzio, devo dire la verità, parecchio il merito è di Fosco, Perché lui è preciso, è puntuale, e poi è pignolo! Invece mio marito tutto all'incontrario, E comunque resta il fatto che molte clienti sono donne. E che vuol dire? Di molte signore, di molti cappelli, via Giuditta, Riconoscilo, Giuditta, Lo vedi, il tuo marito è sempre di furia, non ha mai tempo. Ma poi, ovvia, con chi te le farebbe poi le corna, Con l'angelo custode. Lo vedi, mi fa dire sperpetuo anche a me. Via, non ti dissetare al calice della rabbia e del rancore.
A proposito di dissetare. Tilde! Tilde! Oh, la fatta sorda quella donna. Grazie. Oh, e sono andata a prendere quello vecchio in cantina, L'aveva Don Terenzio, senta come le morbido. Questo non è mia maccherone come fanno laggiù nella bassa Italia, sa? Laggiù gli toccherebbe aggiustarlo, uno potrebbero mica avere, ossia. Questo invece lo fa il mio cugino a contadino, è delle nostre colline. Quanto pagherei per poter ritornare lassù un giorno? Tu hai ragione, figliolo. È buono davvero, ma chissà quanto costa, perché il vino al giorno d'oggi è andato alle stelle. Ma vorrà di e si andrà a berlo lassù, Ma dica la verità, Don Terenzo, ma ogni è un giulepe, Direttamente pisciato dall'angioli, Tilde! Via, via, figliola, te vuoi mettere sempre la frangia a discorsi, Ma invece di portarle questo bicchierino scrio, se tu ne portavi un pochino di più, Don Terenzio, ne vuole una bottiglia! Tilde, scendi in cantina e vai a prendere una bottiglia, subito! No, davvero! Ora va ma all'iscite e c'è il corpo sciolto! Parla per bene! Oh, ma e se c'ho la caiola? Allora! Figliola! Ma squacquerone, o me volete dire? Allora seguita! Ma alla fine mi tocca mandarti via! Zodia si capisce, ma così! Sì, allora vorrà dire e dirò così. Vuoi fare quella cosa che un profuma e in quel posto dove anche la regina va da sola. È contenta ora? Accidenta a tutti i grezzi e fu stampato. Ma io ti mando via, sai, e senza liquidazione. Don Terenzio, scusi, ma si è presa dalle foglie lunghe. Tanti sopati, grandi sore, ma quando vanno all'iscite so tutti come me. Ora va, se no mi fa addosso. Tre padellotti e tre avemarie. Don Terenzio, abbi pazienza, ti devo dire, ci andrà dopo in cantina. Non ti preoccupare, figliola, vai. E ora va via e me la porterai stasera al vespro, E mi raccomando, non litigare col tuo marito, perché tu non hai motivo, capito? In nome dei padri e figli e spirito santo. Oh, via. Bisogna mi convinca che Gino non è un libertino. È il suo lavoro di rappresentante, che me lo porta via a giornate intere. A volte anche qualche settimana. Ma d'altronde, se sei lontano non ce la fai a tornare. Come l'anno scorso, che non ce la fece nemmeno il giorno di Natale. Ma non fu mica colpa sua, Fiorino. Mi si guastò la giardinetta. Però, tramite il fioraio, mi fece avere un bel centro tavola, sì. Una composizione tutta con le fine, bellina era! Oh, non ci sarà ora. Tilde! Tilde! Quella è Licite. Chi è? Vittoria, 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 ti voglio il più presto sposare, oh mia bella mora. Bella amore, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Uff, che caldo, arregga questo. Diamine, io sono qui per leggere. Dunque, sarebbe questo il famoso laboratorio Biancalani e Batacchi? Davvero? E dei proprietari c'è qualcuno? Una ce l'ha qui davanti. Oh no, qui! Abbia pazienza, l'avevo vista vestita un po' semplice. Che me lo fa
vedere codesto spillino che la c'ha puntato. Perché? Oh, per curiosità, glielo sciupo mica. Bellino! Lo sai che io ce l'ho uguale, uguale, mi porta gioie? E sai, identico, Altro che un po' più grosso, per la verità. Ma insomma, signora, che cosa desiderava? Molto piacere, Vittoria Brunetti. La senta, sono qui a Firenze per ricomprare un cappello che mi era stato regalato e che non ho più trovato. Ma senti, ma allora s'accomodi. Oh, che bellezza! Ma qui non c'è che l'imbarazzo della scelta, Sono uno più bello dell'altro. Voi siete veramente degli artisti, Grazie, noi si fa del nostro meglio. A Pistoia non ce l'ha mica nessuno cappelli così belli. Ah, perché lei è di Pistoia? Senti. Sì, avevo un vostro modello, un regalo per la verità. Ma così originale, così eccentrico, che quando me lo mettevo per andare a comprare il pesce al mercato, me lo guardavano tutti. Un giorno l'appoggiai su un muretto e... Addio, roba mia! Dopo un attimo non c'era già più. Ma come era bello quel cappello! Ma si ricorda che modello era? Ma c'aveva delle camelie di seta bianca e la vedetta. Ah, era Quiete Mattutina. Essa, i modelli che disegna il nostro socio Fosco Batacchi hanno tutti un nome. Davvero? Sì, guardi. C'è Luce Azzurra, con tutto il tulle celeste. Poi c'è Sera di Maggio, con le rose di seta applicate. Poi c'è Estasi e Passione. Estasi e passione, quello, voglio quello allora! Però l'avverto, questo è il più caro di tutti, perché c'ha di molta lavorazione. Vede, c'ha tutte le guarnizioni in gros grec uscite a mano. Si figuri che si piglia delle lavoranti apposta per le rifiniture. Oh, ma il Micino è talmente un uomo d'oro che un batter a ciglio sul prezzo! Igino? Ma senti, anche mio marito si chiama così. Ma il mio non è un uomo né d'oro né d'argento, anzi, è piuttosto un uomo di me. Mi faccio vedere. Oh, se volessi fargli un regalo, un cappello di regalo, tanto paga lui. Diamine, si guarda la tabella. Vede, una testa piccina come la sua è una 54. Io invece ho di già una 56. Il mio marito Gino, per esempio, ha una 58. Anche il vicino c'ha la 50. Poi c'ha le teste spropositate, vabbè, possono arrivare a 60, a 62. Il marchese Frescobaldi c'ha un 63, o li dico altro. Sì! Mi si fa cappelli noi, lo saprò. Ma insomma, signora, voleva un cappello per il suo marito? Ancora non siamo marito e moglie, non siamo fidanzati, ma ci si sposa presto, Lo sa come ci siamo conosciuti? Come? Sull'uscio di un bar! Si dice che la combinazione. Lui gli entrava, io sortivo, mi mise l'occhio addosso e già sempre da ricavarmeli. Un po' allumacone, Distinto però, Elegante, sempre sbarbato, profumato. E così ci siamo messi insieme. Mi ha regalato un quartierino a Pistoia, dove mi raggiungerà dopo il matrimonio. Tra una missione di lavoro e un'altra, e viene a mangiare a casa. E per grazia di Dio il Micino è tanto di bocca buona, gli va bene ogni cosa. Invece il mio Digino è piuttosto boccuccia. Quello no, quell'altro no. Oddio, ci sta una serva che da mangiare non lo sa fa per nulla, Però anche lui non si adatta nemmeno. Poi, Micino, no, guardi, tu gli potresti mettergli piatto un gatto morto. Lo mangerebbe col solito gusto di una braciola di maiale. Lo vede, allora, c'hanno in comune il nome, ma non potrebbero essere più diversi, il mio e il suo. Ma poi, a dirla a lei,
tanto siamo tra donne. Il micino sarebbe sempre in filo per far l'amore. E io di Dio, poi ma se stessi dietro a te ci farebbe altro da mattina a sera. Invece il mio lo sa che fa la notte russa e di multe. Il micino è proprio un grand'uomo, guardi, soltanto a farsi carico di me e della mia cura. Ah, perché lei... sì, fu un tragico errore di gioventù. Il fidanzato d'allora mi disse: Vittore, sorto a comprare sigarette, e non torno più. Figlio d'un cane, si vede tre volte a fa' de bene. Ma che? E mi rimasi schiacciato sotto il postale. Morino, tritolato, stecchito al distante. E io rimasi a un passo dalle nozze con una creatura in grembo, il minicolino. Ora l'ho lasciato a casa a Pistoia. Porino! D'altronde si dovrà abituare prima o posta da solo, eh? Ho capito, sì, però accidenti, con tutta la gentaccia che gira! Sì, ma io figlia di villa postale le ho fatto mille raccomandazioni, Nicolino, non mangiare fuori dai pasti! Ma perché lui non si fa scrupolo di nulla, Quel che gli metti davanti è quel che spolvera! Non si fa pari a rifornire la dispensa. Anche per questo il micino mi vuole sposare, per farsi carico mio, di me e della mia creatura e regolare la posizione. Quello fa bene, Polino. Ma quanti anni ha questa creatura? 27 anni! 27 anni? Ora a me! E poi il micino, quando la viene da me a Pistoia, non lo fa mai con le mani in mano, o quando mi porta una cosa, o quando me ne porta un'altra. L'anno scorso, lo vede questi gingilli, me l'ha regalati tutti lui, E l'anno scorso, per Natale, s'arrivò con centrotavola, una composizione tutta di fine. Un amore l'avesse visto, mi faceva una figura sopra il centrotavola del salotto, e cappelli poi che mi regala, e tutti di questa marca, Biancalani e Batacchi. Oh, d'altronde so belli davvero, tempo fa me ne porto uno di seta tutto fiorito con una penna d'uccello da una parte. Volo d'airone si chiama, volo d'airone. Sì, però non lo porto mai volentieri fuori perché ho paura mi ci cai i piccioni. Ma insomma, tutti cappelli nostri, eh? E come fa di cognome questo Igino? Perché non ce l'ho presente fra i miei clienti. Igino Biancalani, Igino Biancalani. Proprio come la marca di questi cappelli. E come la sua moglie, Giuditta Biancalani! No, lei guardi sta prendendo un abbaglio, Il vicino moglie è un là. E infatti si deve far passare un po' di tempo, perché essendo morta questa moglie, subito non ci si vuole sposare. È per la gente, che ha inteso? Ah, è vedovo, eh? Sì. E mi ha raccontato anche che la sua moglie era una poco raffinata, con poco carattere e bruttoccia. Ah, ma senti! Sì, una persona senza ambizione, un po' andante. Sì, e poi anche una persona dozzinale, di queste di mezzo, di basso livello, di mezza tacca. Ora te lo fo vedere io che tacca li fo, nel cervello! Ma dove va, signora? Dove va? Signora! Ma dove va? Besame, besame mucho. Vicino! Oh, vicino! Ma che ci fai qui? Che fai? Un po' di più? Ha perso la voce? Che ha visto il lupo? Vittore, che sorpresa! Ora te la fo io la sorpresa! Brutto vigliacco, assassino, delinquente, vieni qui! Vieni qui! Questo lo di a me!
Anche stanotte sono stata tutta la notte alla finestra. O perché la stessa originella sarà Giuditta e vi richiamano un'altra volta. Ma che dopo tanti anni che vi sento ragagnare tutte quante le sere, stanotte mi sembrava perfino impossibile che ci fosse tanto silenzio. Ma che impicciona. Oh, non è più forte di me, eh? Io vengo proprio di famiglia. La mia nonna l'era bracona, la mia mamma l'era bracona e io ho non sdirazzato. Oh, che sonno! Ora però non vedo l'ora di andare in via delle materasse. Ma te che sei il nostro gazzettino, ma che è vero che il Sorrisino, dopo tutto quel putiferio di ieri, ha dormito tra gli scatoloni? Perché? Che è successo? Ma come? Non hai saputo? C'è stato accidenti che questa notizia fra pochino ha messo le barbe. Il suo vicino, bischero, viveva con un'altra donna. No! E ieri, per puro caso, questa donna le è capitata qui a ricomprare un cappello. E no! E tutte e due l'hanno maculato di botte. Che filone il suo vicino! Faceva le viste da andare a vendere cappelli, e invece andava da quell'altra. Io però un po' di piacere pecco il collo torto della sora Giuditta e ce l'ho, sempre sì. Nervosa, sempre ingrugnata e la sagità per nulla, antefasia. E poi lei tutt'una con Don Terenzio, è sempre in chiesa a battisi il petto e poi quando ritornano qua ci tratta come pellaie. E poi ci paga due lire, quella tirchiaccia. Oltretutto. Ecco. Vedi che succede a non essere sinceri? Cosetta mia, ricominciare, ti ho detto e vengo a fare l'entratura. Ah sì? E quando? Prima o poi, appena avrò qualche soldo per comprarti almeno un anello. Sei un bugiardo, te mi avevi detto che a cavalli tu non ci giavi più. Un te la prendere, un lo sai, bisogna andare per gradi. Prima c'è il fidanzamento fuori, poi c'è il fidanzamento in casa. Io so di un caso all'incontrario. C'era una che fece entratura, ma questa entratura la durò 17 anni. E che successe allora? Gli toccò mettersi a far l'amore fuori. Perché lo buttarono fuori di casa, non si sposava mai. E stai attenta, Cosetta, perché Bruno mi sembra un po' formicolone. Ma che linguaggio che sei. Io mi domando come tu faccia che tutto di tutta questa maniera. Pratica, allenamento e orecchi buoni. Io mi sbaglierò, ma prima o poi a te chi ti chiude a bocca una la braca e tu lo trovi, vai. Oh, buongiorno, sor dottore. Buondì, Cosetta. Sono venuto per quel cappello che volevo farmi, se ne ricorda? Oh, non ci guarda nemmeno, guarda. Buongiorno, Buondì. In questo momento il sor Fosco è di là con la sora Giuditta, ma questa mani sarebbe meglio un disturbato. Meglio. Che me la prende lei la misura? Ci avrà un 60, un quel capannacchiera e si ritrova. 60! Tondi! E che t'avevo detto, Vito? Tondi. Sa, mi piacerebbe un panama bianco, un po' elegante. Oppure un altro modello, non so, mi consigli lei? Ma sa, io non la saprei consigliare, sono solo una semplice lavorante. Difatti, è sprecata per questo lavoro. Sprecata. Ma insomma, si portano via questi scatoloni o no?
Sono in ritardo, devo scappare, ma torno Cosetta, torno. Anzi, siccome che la vedo un po' pallida, venga lei a trovarmi allo studio. Che sbadato! Qui dentro ci sono le lastre del Soricino, gliele dia lei, è tutto a posto, sano come un pesce. Arrivederci Cosetta, au revoir, goodbye, hasta la vista. Te ora mi dici cosa vuole da te quel mambrucco? Forse lui mi vuole da quella roba da te. Cosetta, vieni qua, spiegati meglio, eh. E io vorrà. E io vo' a bracare. E io invece vo' a finire di fare le pezzette al capo alla sora Giulietta. Perché stamani dice c'ha un gran peso alla testa. E l'ho fatta la mia. E ora, come sorto da questa situazione, tolto di menata, la mette come voi. E sto bene cascato nel tritello. Ma chi se l'aspettava che Vittoria venisse a comprare cappella per lui? Quella non si muoveva mai la pistola. E questa volta no, è voluta venire la tana del lupo. Certo, destino è proprio un fame, eh. Oi. Quando lo hanno conciato. Oi. Una mi ha tirato un cazzotto a destra. Una me l'ha tirata a sinistra, come sto bellino ora. Ma poi mi toglie il corpo. Oi. Quando ho vista la prima reazione è stata quella di far sparire l'anello nuziale. Oi. Come mi galleggia lo stomaco. Oi. Oddio, chi c'è? Tranquillo, sono io. Oh, Fosco, amico mio. Meno male la faccia mia in mezzo a queste belve. Io da amico te lo dico, papà, te vicino sei un gran grabbisco, ecco. Zitto, non mi dì nulla, quanto sono imbecille, lo riconoscono a me. Oh, dov'è Giulietta? Di là, per ora ho provato a calmarla. Ma minaccia di buttati fuori di casa. E com'è Vittoria? Bella donna davvero. C'ha un chiado addosso. No, ma che intendevo di lei si è calmata perlomeno. Ma che? E minaccia di fare una scenata. Da carabinieri. L'ho dovuta convincere a non fare la denuncia. Denuncia? Per ora, eh. Sì, denuncia. Per bigamia, no? Poi vi siete mia sposati, sì che... No, ma che... Però gli avevo promesso, gli avevo raccontato che ero un povero vedovo, pensa un po'. Ha visto andare dietro alle chimere che succede? Zitto. Ora dov'è Vittoria? Avrà ripreso bus e sarà tornata a Pistoia, mi immagino. Veramente io... Oh, mamma. Oh, ma che rimbrodoli! Parli, non si è capito quel che vuoi dire. Di là! È sempre qui? Vai! Ora sono entrato in un ginepraio, guarda, mi monta un'ansia come una roba nera che dallo stomaco ti sale, una sensazione di terrore interno che ti raggroviglia e ti trascima, e a te ti viene da chiederti, come mai deve succedere tutto a me e non imbecille qualsiasi? Oh, perché te la pigli con me, scusa, che ciò che fai? No, facevo così per dire. Qualcosa mi devo inventare, ma cosa? Senti, ci sarebbe da mandare via una partita di capelli. Capelli? Ma mi importa stare capelli ora. Qui ne va della mia vita. Guarda, ma sto acconciato. Oh,
Mamma mia, Sorigilli! Oh, come l'hanno ridotta! Hai visto, eh? Hai visto la tua padrona, eh? Nemmeno le bestie! Che paura! A me ha sentito tutti quegli stianti e tutti quegli strepiti, mi si è rimescolato tutto il piscio con l'orina. Ma chi? Oh, ma se è vero, è Vangelo, eh? Guarda, mi sento come tra muro e l'uscio, come tra Scilla e Cariddi. Ho come per le palpe, sentita questo... Idea, Fosco, ma te dimmi. Chi è il re delle bugie? L'imperatore delle fandonie? Chi è? E te? E in quanto a bugie e frottole, chi vuoi insegnare al babbo? Senti come si fa, eh? Qualsiasi cosa tu voglia fare, non la fare. Dare mi invento d'essere malato grave e di sta per morire. Dio Bonino avranno pietà e buon moribondo. Vittoria tornerà a Pistoia col cuore desolato e senza speranza. Mentre giurita e abbaierà un po', ma un mi vuole mica fa il cane addosso, religiosa e pia con me. Poi passerà il tempo. E si domanderanno come mai un muore più. Le medicine, i nuovi trovati di oggigiorno fanno miracoli. Il tempo passerà e poi tutto si dimentica. Vai, questa è la quadratura del cerchio. Io te lo dico avanti, non ne voglio sassa per nulla, Fosco, gli amici si riconoscono nel momento del bisogno. Oh, poi non si fa mica nulla di male, D'altronde, come diceva Machiavelli, il fine è giustifica i mezzi. Oh, Ondolati, ferma lì, sai, Un tazzardar racconta nulla alla moglie, Anzi, se di tanto in tanto tu mi raccontassi quel che dice e quel che fa, te ne sarò riconoscente. Ma uffo, un canta nemmeno un cieco, però. Via, come sei attaccata. Tieni. Oh. Sì, ma gli spiccioli non bastano, qui ci vogliono fogli, Oh, tieni, un gordo non si altro. E ora guarda, si fa finta che qui ci sia la diagnosi di un dottore. Sì, a proposito, lì esce... Zitta, muta. Meglio la diagnosi di un professore, sì. Un esimio professore che mi consigliasti te. Io? Sì. Si scrive diagnosi mortale. Vai, bello fatto. Una calligrafia piena di svolazzi, una firma illeggibile come c'hanno tutti i dottori e il gioco è fatto. Mamma mia, che Dio c'è la mani buona. E già che c'è, anche un po' allegra. Te l'ho detto prima, un cambio la mai. Oh, e te, bocca chiusa e orecchi ritti, eh? Eccoci alle dolenti note. Sì, e io me la batto, io va a sgranafiselli. E io con un po' di anni nel magazzino. Oh via, principiamo, che io mi rio. No, noi un ci si ria. Aspettate, fatemi... Zitto, perché te le pianto nel cuore e non se ne parla più, Lascia parla a me ora, brutto figliolo, tu beoraio e non sei altro. Ma che eri una banderola, io l'ho sempre saputo, Sempre. Brutto figlio di un frate di passaggio, macchiaiolo falso come il lottone. Guarda. Io con te non mi ci voglio nemmeno arrabbiare. Oh, così mi piaci. Stai bruciando! Tiri un bombetente di un esercito in guerra! Carogna, assassino, delinquente! Giurita, calma. Calma? Hai continuato a giurare e spergiurare. M'hai fatto passare mille volte da imbecille davanti a tutti. Dalle lavoranti a tutto il rione. E poi, guarda, miscredente, non c'hai nemmeno più la fede al dito! L'ho persa e non so nemmeno come, so me la levo mai! Ma come ti piaceva, fare il ganzo, il pottone, il furbino, da retta, ma che m'avevi preso per un imbecille a credere a tutte le bugie che mi raccontavi, Promettimi di sposarmi, eri bello sposato con quella lì! Oro mentecatto, ma io sotto l'ho sempre saputo, che al posto del cervello avevi una zucca vuota! Giurita, scusa! Le tue scuse io me le frigo, guarda! Questa
mi è rimasta proprio sul gozzo. Ma che pensavi, eh? D'essere un sultano? Questa non me la vedi a fare? Anche a me questa la mi frizza troppo. Scusi, signora, però frizza più a me. Abbia pazienza, so la sua moglie. E io? Io so la sua fidanzata, la promessa sposa. E con una creatura a carico. Chiama la creatura, c'ha 27 anni. Oh, lasci stare il minicolino, Per l'amor di Dio, chi glielo tocca? In questa cosa, lei lo sa quando ci deve mettere bocca? Quando piscia le galline. Angelica, non t'ho mai sentito parlare così. E ancora niente. Questa è una questione tra me e mio marito. Sicché mi faccia il santo piacere di... No, questa è anche una questione tra me e il mio futuro sposo, sicché... Ma si tappi la bocca e anche qualche altra cosa, c'impenna! Tarpona! Cimbroccola! Volete per piacere stare ad ascoltarmi? Io intendevo dire... Da retta, Nini, ma io non so mica una ripescata dalla piena, sai! Ha voglia di rivoltare la frittata! Io intendevo dire... Quel che intendevi dire l'ho capito e bene, caro mio signor Pomponio. Tutta la vita chiusa in questo laboratorio a fa cappelli e lui a zonzo a divertirsi. E che mi è rimasto in mano a me, eh? Un cappello pieno di bugie mi è rimasto in mano. Ma speriamo ti venga un coccolone di quelli furbi. Lazzeroni, speriamo e tutti i tuoi quattrini tu le finisca nella carta igienica. Ma poi, Igino, io non voglio dir male della gente, perché questa non la conosco nemmeno, ma solo a guardarla si capisce che ha passato più tempo a diacere che ritta al piede. E te sei andato a farti coglionare da quella lì. Che manate ti darei, guarda. Ora gli risponde con le rime. E io gli metto direttamente le mani sul viso. Buone, lasciatemi spiegare. Giulitta, leggi, abbi pazienza. Ma che abbi pazienza e abbi pazienza! Mi tradisci con questa spocchiosa, ampollosa che mi è rimasta subito antipatica appena entrata da quella porta, guarda. Oh, ridicola! La stia attenta come parla, ho tutti questi santini e la c'ha attaccata addosso. Mi pare un tabernacolo! Ridicola io? So centori a petto a lei. Io giro poi avrei capito se tu l'avessi presa giovane in Florida, ma questa c'ha una certa età, anche se si rimpicchietta tutta come una ragazzina. Di dietro liceo, davanti museo. Con lei allora c'ha più vene varicose che capelli in capo. La si ricordi che io a petto a lei so un fiore! Sì, ma il fiore di ruta che Dio lo vuole e il diavolo lo rifiuta! Ma mi sorta di lui per piacere! Mi sorta! Aspettate! Vorrei dare una notizia che sconvolgerà voi come sconvolse me. E forse potete comprendere, giustificare e perdonare il mio comportamento un po' leggero. Giuritta, lei, abbi pazienza! Diagnosi mortale! No. Al paziente Gino Biancarani. So io. Bel figo, sì! Spettabile signor Biancarani. Lei è affetto da un'occlusione allo stomaco, al fegato e alla cistifellea. Detta occlusione ha determinato un'infezione del 30% esente IgE a tutti gli organi sopra nominati. Pertanto si sconsiglia di fare ulteriori cure avendo un riscontro negativo, liquidabile al massimo a 40 giorni. Ma se sembra una fattura, ma chi l'ha scritta? Un esimio professore, venuto appositamente da Roma, altro che il tuo dottor Uccolo, il dottor Chimenti. Questo è un luminario della medicina, lo conosce anche Fosco, domandatelo se mi crede. Mi sono fatto visitare... Ma insomma, ma che vorrebbe dire? Che sono di sgocci, che c'ho per poco. Ma che ci racconti? Ma se il dottor Chimenti, un dottorino, la vedesse, giovane, ma bravo! O se il dottor Chimenti ha detto che stavi proprio bene. Questo professore mi ha rivoltato un cazzino.
ho infilato dentro un macchinario e di lì ha visto un grande affare. E ho poi giorni di vita. Ma se stavi bene, io sì. Sì, e facevo finta, ma in realtà sentivo certi dolori alla pancia, allo stomaco, e mi sembrava di aver 100 cani a sbranarmi le budella. Anche io in realtà sento questi dolori. Non mi riesce a fare questa bella un guaio. Oh, se tu avevi sempre un appetito! Già, avrebbe mangiato un gatto morto! Visto, mangio, ma sto sempre secco con un graticcio, eh? Come mai? Da quando ho saputo di questo male, sono diventato un fruscello, Tira diventata più forte e mi butta buorito come nulla. Ora non mi è rimasto altro che l'occhio per piangere. Sì, ma che sintomi tu avresti? Un momento mi fa freddo. E un attimo dopo sto sudato un timido. Senti, ora sto ghiaccio malmato. Ora vampo. Oh, che ale Aldane! Sentiamo! Ma che non mi pare. Il professore me l'ha spiegato. Questi microbi hanno iniziato a girarmi nel corpo e hanno attaccato, sapete, il pancreas. Saranno quei mangiari che fa tilde. Sai, lei ci va pesa col sale e col pepe, Ma, Sara, per me è un'altra fandonia che ci racconti. Ma testimone di Dio, ma testimone. Ma anche il mio buon amico Fosco mi può testimoniare. Vero Fosco, diglielo anche te. Io non ne voglio sa per nulla, Bravo, bravo, bell'amico sei, complimenti, bravo. Diglielo anche te. Sì, è vero. Il professorone l'ha visitato, lo sapevo anch'io. Allora se lo dice lui è vero, perché io mi fido più di lui che del mio marito. Comunque, morire o non morire, io voglio sapere se è vero che ha promesso di sposare questa donna. Vedi, io siccome... con questo giropesca mi incanti. Io avevo preso una affezionata per Vittoria, è vero. Insomma, ci avevo perso il capo, ma solo perché sapevo di dover morire. È stato uno sbaglio, Giulietta, è vero. Oh, anche se, permettimi di dire, è stato anche un po' colpa tua, Ora si incanta e sta a vedere come si incanta. Colpa mia? Sì, quando t'ho sposato credevo di aver trovato un vinello giovane, fresco, frizzante. Invece, t'ha dato fatta. Sei diventata tutta monaca e frati e ritiri. Insomma, t'ha preso l'aceto, Vai, che sei incantato. Che vorresti dire con questo? Che sono andato a bere più là. Ma io t'ammazzo, guarda, io che ti strangolo, ti voglio strangolare con le mie mani. Sode! Oh, Giulietta, ma sentito, tra poco ci vuoi darmi all'altro mondo. Ma Dio volesse! Anche te, Vittoria, però, io con te credevo di aver trovato un po' d'amore, un po' di dolcezza. Perché io non sono stata dolce con te quando mi ha regalato l'appartamentino a Pistoia? Sì, che chi è? Per la verità sarebbe a me che è l'appartamentino! Ma io ammazzo, io strangolo! Giulietta, ti ricordo le buone maniere? Sì, ha ragione, con le buone maniere si ottiene tutto. Vieni qui che ti voglio tagliare striscioline e ci guarnisco un cappello. Perché io non sono stata forse dolce con te quando ti sei offerto di pagare la retta dei salesiani per il minicolino? Chi le paga ora tutte queste spese? Come Paul? Io purtroppo, sai, devo morire. Se un ci vai di tu al creatore ti ci mando io, garantito al limone. Intanto guardavo qui sull'uscio e a tutta la gente che passa gli dico che farabutto e lazzerone tu sei te. E che colpa la c'ha lei? Così ti porta per bocca bene bene. Sì, per carità. Guardi, lei la rispetto perché deve essere una brava persona, però un mentrino in mezzo,
venga con me. Io un caffeino al bar, così si calma i bolletti spiriti, povera tutto con occhi diversi. Guardi, voglio dar retta al suo consiglio, ma un po' via, a Pistoia fino a che non si è chiarito e non ci ritorno. La mi dia il braccio, molto piacere, Vittoria Brunetti. Piacere è tutto mio fosco batacchio. Ma che bei cappelli la disegna, fosco. Cappelli con fette papalino e verde. La punta stai a calotta, gionda, tubo, panama, borsellino. E troppi ceccini so. Oh, io ne ho belle sgusciate un monte di piselli. E ora che fo? Ma vorrei dire mi metterò allo spolvere. Hai visto? In che laberinto mi hai messo? Ma io voglio scomparire per colpa tua, Tanto hanno poco la lingua lunga da queste parti. Ci sarebbe da entrare sottoterra per la vergogna. Invece io voglio andare a testa alta come prima. Sì, signore, a testa alta! Ella mi è paura! A testa alta ci vai, ramificata proprio! Oh, Gigi, perdonami, fallo per il nostro matrimonio! Il matrimonio? Tutto a buon ritto, tutto a carte 48! Oh, Gigi, sto per morire! Oh, perdonami! Io sono tanto religiosa, tu lo sai, ma so come il Papa Sisto, che non ha perdonato neanche a Cristo! E ora sortimi di qui, perché se ti metto le mani addosso ora, te le rilevo domattina. Maramaldo, tu uccidi un uomo morto. Ma ho veramente la canzone diceva Maramao perché sei morto. Oi, strizzoni. Vado dal gabinetto, via. Che la faccia, ho sentito impanita che sono mi libero. Okay. E sai, la fine è principio così, Il professore mi ha detto che questo male va e viene e va. Io e sono morto arrocchettato. Che fanno? Vuole un brodino o si riaccomoda lo stomaco? Ma che brodino? È vero che ho pochi giorni di vita e sto per morire. Ma se devo morire, lo voglio fare a corpo pieno. Fammi due padelle al sugo, vai. Oi, tanto e camperò tre farinate. Tre farinate! A me quella donna, quella anche l'ugnelli finti, a me non mi è garbata per niente. Che prima cosa quando è entrata qua dentro mi ha dato una zaffata di profumo e mi ha fatto girare il capo un quarto d'ora. Sembrava ubriaca. Ma poi lo vuole sapere quel che penso? A quella gli garba più della messa cantata. Io dico io. La briaca con quelle movenze, tutti quei dimeni, non ha visto come cammina? E pare la signora Svincoli. Ok, ma io sapevo Angelo da un po' di tempo, eppure un nascan c'è solo le carte. Possibile che la suora Giuditta non si accorga di niente? Detto fatto. Ma non mi ha detto nulla anche per Tilde. Ma tra moglie e marito non mettono il dito. E lui, il vicino, mi stava dicendo male. Ah sì, di molto. Come? Non stava male? Non è vero? Di qualcosa, Tilde? Ma se lei volesse mettere qualche cosina, ti abbasseresti a far spia? Ma per 500 lire sì. Via giù. Avanti, chiacchiera ora. Guardi, io quel che so glielo dico per devozione, e per una giusta ricompensa, perché lei lo sa, io un po' urfo, un po' niente. Ma a me mi sembri un'interessosa, altro che. Avanti ora, chiacchiera. Non è vero che il suo marito sta male, ne ha inventata un'altra delle sue.
è venuto il dottor Chimenti a portare questa. Io l'ho letta perché sono un po' alfa e un po' beta. Ma insomma il dottore ha detto che il suo regino gli è sano un pesce. Davvero? Ora mi sente un brutto assassino, delinquente, se lo piglio ne fa porpette. Eh no, sbaglia. Io sono una povera contadina zotica, ma lo vuole un consiglio? Lo ripaghi con la stessa moneta, perché con la volpe e conviene volpeggiare. Quando ci sa che fare con uno che vuole far furbo, meglio cercare di essere più furbi di lui. Ti faccia credere che invece deve morire davvero. Vedrà lui se la farà addosso dalla paura e poi vedrà come torna un agnellino. Tilde, questa è proprio una bella idea. Te sei un genio. Aspetta, come potrei fare, Fammi pensare. Aspetta, guarda. Intanto questo referto sparisce. Poi... qui, lo sai che ci si fa? Ci si fa un pallino. Anzi, un pochino più grosso. Anzi, una palla. Oh, e guardiamo se questa volta mi riesce di portarlo a me, il cappello pieno di bugie. Tilde, te sarai zotica, Ma mi sei stata di grande aiuto. Lascia che ti baci e t'abbracci. Sì, sì, ma insomma a me mi farebbero più comodo un po' di bigliettoni, però. Ancora? Ma che sanguisuga sei, Tilde. Io vorrei sapere che te ne fai. Lei deve sapere che io vengo da una famiglia di molto povera. No per vantazione, ma in casa nostra ci sapeva parecchia miseria. Poi la fame che si è avuto noi, no per vantazione, ma ce l'hanno avuta un po'. Sicché si ora e mi riesce a tirar su qualche soldarello e mi scende in genio. Ho chiesto a vedere che con questa storia riesco davvero a raggranellare qualche soldarello e ritornarmene a casa mia. Matilde, mi raccomando, bocca chiusa e orecchi ritti. Oh, Don Terenzio! Figliola, tu l'hai mandata a chiamare e io soccorso subito, si fa per dire. Don Terenzio, è successa una cosa... grossa? Ma di quelli intinti, di quelli intinti! Sono finita! Non mi sedere, via. Quando non t'ho visto stamani, alla messa delle 6, E mi sono mostrato che ci fosse qualche cosa. Don Terenzio, avevo ragione, a dubitare di mio marito. Vicino c'è un'altra, a Pistoia! C'è un'altra, vicino, a Pistoia! Ma non solo! Aveva anche promesso che l'avrebbe sposata, capito? Due famiglie aveva, una con me e una con quell'altra, bigamo che un ne altro. Ma che dici? Ma che dici? Io mi capacito. E questa c'ha anche un figliolo di 27 anni. Vicino? E c'ha un figliolo di 27 anni? No, non è di Gino, è di uno schiacciato da un bus. Figliola, io non capisco. Io, a me mi sembrano tutte novelle. Ma che? Io, Don Terenzio, guardi, c'ho un affare addosso. Il dolore, la delusione e poi un'ansia! Ah, l'ansia è un limio che ti corrode, Una preoccupazione che ti piglia lo stomaco e... E te lo chiude? Magari! A me me apre! Ho una fame, guardi, mangerei questo appello! Ma che dici, figliola? Io non capisco, A me! E mi sembrano tutte novelle! Ma ora... Ma che è possibile che Gino sia così spregevole, ignobile, abietto, miserabile? Ma ora basta, essere buona, ingenua e crede a tutto. Ma ha fatto credere perfino che Cristo era morto dal sonno. Oh Giuditta! Tre paternostri e tre Ave Marie. Io chiusa in questo laboratorio a far cappelli e lui a tuffare il biscottino. Giuditta! Giuditta un par di zeri!
E per il vita, che vorreste entrare in paradiso per dispetto dei santi. Ma se continui così, te non ce la fai. Te non ce la fai! Ma come? Sono una moglie tradita, vituperata e francamente anche di molto ornificata? E la colpa sarebbe mia ora? Ah, è proprio vero, Di buoni propositi è lastricato l'inferno. Si può dire inferno? Tre paternostri e tre ave maria. Via, via, ora fammi tornare in chiesa, E fammi ragionare a come poterlo far tornare sulla retta via. Sta tranquilla, vedrai che una soluzione si trova. Don Terenzio. Quella bottiglina di vino vecchio, Mi ricordi nelle sue preghiere? E te ricordati di quella bottiglina, mi raccomando. Sì, sì, non dubiti, Don Terenzio, gliela fa portare. Vedrai che una soluzione e si trova. In nome dei Padri, e Figli, e Spirito Santo. Pronta, Si dice desinare. Sì, insomma, mangiare bello e pronto, via. Si dice pranzare. Oh, senta, io pranzare non lo dico perché mi si rovinerebbe l'appetito. Addillo in quella bocca un culo di gollì. Oh. Se la vuole così, se no lascia tutto sulla tavola. Ma poi un venite a dire che vi ruglia lo stomaco, Si dice languidezza, uggia lo stomaco, ignorante. Sì, insomma, dopo che vi piglia la languidezza e l'uggia lo stomaco e vi ruglia il corpo. Guarda, ignorante, se non fosse che mi fa comodo come spia, a quest'ora l'avevo bella spedita. Ah, ho fatto anche quel dolce o la cioccolata, Il bongo? Sì, quelle sembrano tutte palle di sciuo. Sapessi le palle c'ho io, Tilde. Sì. Sai, ci sono perso del fallo, l'anello maledetto, non mi sei aggrovigliato. Oh, te stiamo attenta alla situazione. Oh, accidenta te, tieni, di più no. Oi, ti, giuritta, è stata una cosa breve, come la neve marzolina che dura dalla sera alla mattina. Che la ti sai, bugiardo, ma se era più di un anno che la frequentavi, anche il Natale ci ha passato con lei. E a tutte e due ci hai portato per la composizione con le pile. Mi faceva lo sconto se pigliavo due. Chiedati, bugiardo! Le tireresti fuori di sottoterra le bugie. Bugiardo e il fingardo! Ma io vorrei sapere quanto c'hai a morire. Chi lo sa, tutti i giorni sono buoni. No, perché volevo andare a Venezia con la mia cugina. Non ci sono mai stata e dice tanto, un bel posto. Bel pensiero che c'è per me. Io so lì per morire. Ma muoio almeno, e s'aspetta Gloria. E sì che la mia zia si dovette operare a una vena. Alla sapena? No, alla clinica Villa delle Rose. Ha visto Vittoria. Una gattina, un caffeino al bar e una chiacchieratella e tutto cambia, ci si chiarisce meglio l'idea, via. Oi, però che fatti ascoltare questo. Insomma, che ci si sbriga a chiarire la cosa, io c'ho da ritornare a Pistoia, dal minicolino, di già stanotte e mi è toccato prenotare una camera all'albergo. Ma se vuole lo ospito io a casa mia, so da solo. Oh, che ti metti a balzellarmi la donna? Che mio sei, complimenti. Avevi la ragione, e so da cocco una fila. Ma come ti permetti? Scusami. Sai, l'ho visto, come la Gattoni. E fare il gatto a caccia di piccioni in piazza San Marco. Comunque la questione si risolve presto. È stato qui il dottor Chimenti e ha riportato
le tue lastre. E questa volta non ci hai detto bugie, Gino. Avevi ragione te. Oh, che senso? Poro Gino, l'ha detto anche il dottore che non c'è più speranza. Sei agli sgoccioli, porino! Davvero? Ma si guardasse quanti soldi c'ha sul libretto! No, non è possibile. Vedi questa? La vedi questa palla? Ecco, ce l'hai in pancia! Fatemi vedere. Che palla! No, non è possibile. Mi sento male. Mi sento male. Dite! Mi sono davvero. Dite, porta l'acqua antiscarica! Mi piglia coccolone. Mi piglia coccolone. Mi davvero. Dammi. Muoio. Ce n'ha per proprio. La creda Don Terenzo c'ha un cuore strinto come un fio secco. Ci sarebbe da sperare in qualche miracolo. Ma io te prego, te prego tanto. Comunque, figliola, sai, riguardo a quella questione, a quell'affare, sai, del soligino con quella donna, se tu venissi a sapere, se tu sentissi dire qualche cosa, non esitare a venire a dirmelo nel confessionale, ben inteso. Ma si potrebbe anche fare, se poi lei mi volesse riconoscere qualche cosina. Oh figliola, la riconoscenza è quella del regno dei cieli. E il padre reverendissimo la intendeva benissimo, ma quando ci aveva da spendere la voleva contendere. Vai, vai figliola, tre paternostri e tre ave marie. Oh, Don Terenzio. Figliola. Fide, il mio marito dov'è? È andato a cambiare ranna all'olive. Parla per bene. Mi scusi, gli è andata a pisciare. Sei maleducata, ti voglio chiamare la regina della bietola. Vai di là e stai di guardia, perché io voglio che senta quel che ho da dire a Don Terenzio. Ma se poi va di là non sento nemmeno io. Vai, appena poco. Oh, e cambia letti. E lava panni, e fa la guardia. Tramonta è sole per l'amor di Dio, perché se un se stracco te, so stracca io. Figliola, grazie di questo vinello. Ne berrò un gocciolino al giorno. Alla salute vigile. Don Terenzio, quando sento quel nome, guardi, mi viene voglia di levarlo dal mondo. Ma che dici, figliola? A levarlo dal mondo, se ci pensa lui, lassù, non lo sai. Ma che, magari anche per questo l'ho mandata a chiamare, Don Terenzio. C'ho da dirgli una cosa che mi pesa come una scimmia.
Figliola, te lo sai, per le confessioni e ci so. È il giovedì mattina e il sabato, Ma io gliela devo dire subito. No, subito non è possibile, perché ho da andare a dire il rosario. Tanto nostro signore non ne scappa, vai. Senta, don Terenzio, io è una settimana che non dormo. Ho il nervoso, mi porta via. Don Terenzio, mi ascolti, perché se no mando una fila di sperpetole che stasera viene giù il campanile con tutta la canonica. O il rosario può aspettare, Al mondo non c'è più religione, E se lo dice un prete, e ci si vuole credere. Avanti, figliola. Apriti, sbottonati, spalancati. Allora, don Terenzio, io presa dal dolore e dalla gelosia per questo tradimento, ho fatto credere a Gino, che è malato grave e sta per morire. Io voglio che patisca un po' quello che ho patito io, quando mi sono vista crollare intorno tutto quello che mi ero costruita con lui. Il laboratorio, il matrimonio, la vita insieme. Lo voglio tenere un po' sulla gratiola. Poi, se dimostrerà di essersi pentito per davvero, forse sarò disposta anche a ripigliarlo. Don Terenzio, mi commissioni quanti Pater Nostri e Ave Maria vuole, ma io questa cosa la devo fare. Figliola, sappi che la cosa che mi hai appena detto la trovo un'idea meravigliosa. Meravigliosa! Oh, grazie! E ti dirò di più, per rendere ancora migliore il suo pentimento, si fa andare al convento di Vallombrosa, e con i frati a fare vita monastica e ritirata. Vedrai che lì si purga ancora di più che se bevesse una bottiglia intera d'olio di ricino. Oh, grazie, don Terenzio, grazie. Shhh, mi è sembrato di sentire la voce di Gino. Oi. Oi Gino, oh, come stai, Oggi mi fa male ogni osa, mi fanno male anche i denti. Sono bellito. Oi, a scendere le scale mi era preso un turbinio che, se ne sto attento, le ruzzolo tutte fino in fondo. Oi. Bene. Allora io vado all'albergo a chiamare quella donna, perché lo sai, finché non si è messa a punto certe cose, quella un ritorno a Pistoia. Accidenta a chi ce l'ha portata. Giuditta! Sì, tre Paternostre e tre Ave Marie. Anche questa riunione a tre mi tocca sopportare, capito, don Terenzio? Mi tocca farla passare dal laboratorio, perché se no avvicinato, mamma mia! Vai, figliola. Il Signore te ne renderà merito, vai. Don Terenzio, mi tocca morire. O come fa, mi aiuti lei? Da quando ho saputo di questa palla io, e non ci volevo credere. Oi, sono tanto pentito di quel che fa. Oi. Figliolo, e ci dovevi pensare prima, Del senno di poi, e son piene le fosse, tu lo sai. Cosa fatta non si può disfare. E poi che tu ci avevi una moglie, lo sapevi, E dovevi tenerne di conto. No, un Dio così, don Terenzio. Però io sono qui per darti il perdono di nostro Signore. Te ora sei come una pecorella smarrita. Oddio, somigli di più a un caprone, Ma insomma, dicevo, prima di morire... No! Dicevo, prima di morire, bisogna che tu ti alleggerisca di tutti i tuoi peccati, ti alleggerisca la coscienza. Tutto quel che vuole, Andrea, tutto quel che vuole, ma mi salvi l'anima. Però vedi, non basta pentirsi a parole, che bisogna che tu faccia un periodo di penitenza al convento di Vallombrosa, a fare come frati. Come frati? Sì, come frati, e insieme a frati,
Vediamo di rimediare l'irrimediabile, Tutto quel che vuole, Terenzio, tutto quel che vuole. Allora, io torno in chiesa. Comunque, in nome dei Padri e Figli e Spirito Santi. Oi, 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 dove è Melizza? Oi, ho fuori a me uno più fiato. Oi, 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 oi. Mi potevo godere la vita e invece mi tocca stare al laghetto. Mi tocca lasciare questo mondo per andare nella valle di Giosafatte. Oi, 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 guarda qui. E sto ritto per l'appunto. Oi, 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 oi. Avevo un mondo a piedi e invece mi tocca tirare il laghetto. Come sono disgraziato. E poi mi riuscisse di rifare quest'anello. Oi, 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 oi. Accidente a quando l'ho ingoiato. Allora siamo d'accordo, eh? Giuritta, oh Vittoria. Mettiti a sedere, perché ora si fa una bella riunione. Vero, Vittoria? Diamine, Giuditta. Voi due siete come i ladri di Pisa, che litigavano di giorno e di notte andavano a rubare insieme. Stamattina mi sono alzato con una bocca amara e le gambe mi facevano Giacomo Giacomo. Oi, 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 sono così debole che se uno mi tossisce sul viso positivo lo spostamento d'aria e va in terra. Quanti figli fai, mi figo! Gestroso sei! Gestroso, e c'ho un piede nella fossa e vorrei vedere te. Ma che me ne importa? Io, grazie a Dio, sto proprio bene. Certo, Giuditta, avere una carezza da te è da segnare col carbon bianco. Ma tanto, l'ha detto anche il dottore, no? Quando ti rimarrà mai da campare? Stai attentina, Giuditta, stai attentina. Potresti morire prima te. Tiè! Insomma, signori, che si procede? Io c'ho da ritornare a Pistoia dal minicolino. Chissà come starà in pensiero. Buona creatura di 27 anni. Caro marito mio, da come ce l'hai fatta grossa? Ogni volta che ti si guarda, sei come un pruno in un occhio per noi. Ma invece di darti ben servito come ti meriteresti, quando arriverà il tuo momento, ti si fa un bel trasporto con tutti i crismi e arrivederci. Dico bene, Vittoria? Benissimo, Giuditta! Allora mettiamo tutto nero su bianco. Allora, quando sarai morto... Giuditta! Hai ragione, sono stata indelicata. Quando sarai passato miglior vita, ti si lascia 2 giorni esposto. Oh, esposto? Oh, in che senso? Di certo, prima di essere portata al cimitero. 2 giorni esposto. 2 giorni però mi sembrano un po' tanti, eh? È vero, 2 giorni sono troppi, è caldo, un nabbia a puzzare. Si fa uno, vai! Ecco, brava, scriva uno. Voi sul cuore ci avete un pelo lungo come quello di una capra. Non vi fa pena, non vi fa pietà. No, per nulla! Ma dove ero rimasta? Ah! Io gli metterei il vestito quello grigio, quello che rinnovò per Pasqua. No, a me non mi pare tanto adatto alla circostanza. Mi scusi, mi sembrerebbe più adatto quello che rinnovò l'anno scorso per Natale, ble. Non mi nomini il Natale, guardi, perché mi ritorna a mente quella composizione con le pine e mi entra nervoso. Poi senta, e se permette decido io, perché fosse il mio. In fondo è sempre mio marito. Ma io so la sua fidanzata, so quella più recente. Un se ne offenda, ma lei puzza di già un pochino di stantio. Oh, abbassi le penne, perché anche con lei mi è sbollita punto. Oh, d'altronde, sa due cervelli. Un si può mia pensare sempre uguale. Allora, facciamo così. Il vestito da morto, la lo sceglie lei. E il forno al cimitero, la lo scelgo io. Troppo assolato io, no? Perché come soffro il caldo io, un cene. Oi, 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 povera me.
Oh, chi mi dirà la mista? Don Terenzio te la dice e te la canta anche. Una bella messa cantata con tanti fiori e incensata finale. Finale. Sei contento? Poi ti si mette in un bel fornino, si piglia alto, così ti godi tutto il paesaggio da Monte Morello fino a Trespiano. Sei contento? No, troppo alto no, Io soffro di vertigini, non gli posso mettere manco un fiore. E si mette altezza uomo. Questo gliela voglio dar vinta però, lo sa che si fa. Vuol dire si mette in fondo, a toccare il marciapiede. E chi si è visto, si è visto. Sì, così un vedo i piedi da quella posizione. Che età di quando ti sei infilato nel forno non vedi né piedi né gambe, sta tranquillo. Lo sa che si fa, se no si fa un pianto e un lamento e si mette in terra. Certo, e poi si fa rilevare l'ossa dopo 25 anni e lì si prende un bel fornino. Con un ossarino. Bellino, che sei contento? Sei contento? Come no? Ossarino. Vai, bello e sistemato. Mi bellino di sto scialdino. E l'ha comprato ora? Ma sì, egli è un po'. E lo comprai a Monteatini l'anno scorso. Bellino, sì, davvero. E sai, deve essere anche di lana buona. Certo. Oh, io sto per morire. E c'hanno lo scialle, ce l'hanno. Ha ragione, non ci distraiamo. Ehi, Gino, vedrai che ti si fa un bel forno con una lapide tutta di marmo. Che più bella di così si muore. E poi ci si fa scrivere la moglie affranta. Oddio, affranta si fa per dire. Ma io un compaio per niente in questa scrizione. Ma no, si è mai visto scritto in un cimitero la moglie e la ganza lo piangono in eterno? No. Allora fatti mettere prematuramente sottratto alla vita, uomo di rare virtù. Sì, di molto rare, imbecilli come te se ne trova pochi. Ci dovreste vergognare fra tutte e due. Senti da che pulpito viene la predica. Abbiate pazienza, ma se proprio devo morire, voglio dire anche la mia. No, no, se devi morire, tu mori, l'ha detto anche il dottore. Ma che lo può sapere più del dottore? Comunque, visto che io devo morire, non voglio andare né in terra né in forno. Anzi, voi mi fate remare, poi te giuritta va in cima a Monte Morello e tu spargi le ceneri ai venti. Sì, bravo, così se poi tira una ventata più forte le tue ceneri le prendo tutte nel viso io, Ma senti le mie conoscenze, basta, io non posso più sentire più, sono troppo avvilito. Chiudete le finestre e le porte, voglio stare da solo col mio dolore. Oi, spasmi, se rifò quest'anello e muoio prima del tempo. Vai, quell'imbecille è talmente impaurito che ci ha creduto per davvero. Certo però, Giuditta, non saremmo state un pochino troppo fese o lui. Ma no, davvero, le ci ha ingannato per benino a tutte e due e per questo la deve pagare. A proposito di pagare, ma se ne rammenta vero del nostro accordo? Ogni promessa è debito. In fondo lei, Vittoria, è una povera vittima come me. E allora, per evitare un possibile scandalo, le lascio una cifrettina in cambio del suo silenzio e vedrà, non avrà per dirsene. Ma quel quartierino a Pistoia? Oh, quello, l'hanno comprato in mezzo a un fosco, come fa a lasciarglielo? Ma vedrà, domattina vo in banca a parlare col direttore. E con quello che gli verso sul conto per un po' ci campa e bene. Ma dopo? Oh, dopo un altro imbecille lo ritrova, Non si lamenti, l'ho trattata bene. Pensi che a me mi rimane quell'imbecille di marito?
Ma non mi regala nemmeno un cappellino, estasi e passione, mi piaceva tanto. Questo? Oh via, se è fatto 30, si farà 31. Questo va tenuto sulle 23. Così? Accidenti, questo mi sembra più 24. Ecco, così va meglio. Grazie. Allora, in segno della mia riconoscenza, mi permetta di regalargli questo. Guardi, se lo pigli un po' via di qui, gli piaceva tanto. Per l'amor di Dio, purché vada via, lo piglio come... In fondo ha visto io e lei e ci sa i soliti gusti. Ho visto, ci è piaciuto il solito a tutte e due. Ma se avessi saputo che era il suo marito, io pensavo che lei fosse morta. Senta, ora non ricominci con questa storia, eh? Oh, ormai come è andata, via. Sora Giuditta! Oh, Sora Giuditta! Che c'è ora? E c'è da firmare una consegna. Ma il Sor Fosco e Bruno lo so dove gli andonno. Si dice andarono, è possibile che tu mi faccia sempre scomparire. Sì, insomma, non lo so dove andarono, ma ancora non tornando. Oh. E il mio marito? Si è chiuso all'iscite e ha detto un po' al sortista e prima non ha rifatto una certa osa. Ma io ancora non ho capito niente. Ah, lo sa che forse era meglio se lo teneva lei. Oh, l'abbia pazienza, signora. Un'ultima domanda e poi vo a prendere il postale. Ma quel quartierino a Pistoia aveva detto che era a metà? Sì, con Fosco, il nostro socio. Perché? No, no, niente. La vada, la vada! Oh, Vittoria, come lo porta bene con questo cappello? La dice? Estasi e passione. L'ho disegnato io. Vede? Qui e c'è di molta lavorazione. Il nastro va tagliato tutto in tralice. Perché se no altrimenti resta tutto in te. Perché ritorna? E questo gli piace? Vedi? Questo si porta alla gigolò. Così? Come mi sta? Perfetto, a pennella, puntina, fagiolo, le, è il suo! Succiolo! Giugiolone ora mi fa struggere lei. Ma che l'ha visto il nostro campionario? Perché noi modestamente si fa cappelli, cuffiette, papaline per metti in falda. E da di lana, punta, stai a caloscia, gronda, pana, ma bolzania, la marinara, la bolzania, la locca. Ti fiato la rifigli. Alla bersagliera, alla lorga, turbante, a bombetta, col pacco, a paglietta, anche a corno, su ordinazione. Ma che bel profilo lascia Fosco. Il mio babbo lo chiamavano Babbazza. E inizio Nappa. Doveva questo. Senta, Vittoria, lei mi piacerebbe anche parecchio. Ora, visto che il sorricino sì e la sora Giuditta sì, insomma, con me non le mancherebbe niente perché... cappelli, cuffiette, papalino, berretti, per colpaglia di rabbia.
di seta, di lana, di cotonia, punta stai a caloscia gronda. Ma io sono una bellaccia, sa, se gli raccontassi tutto il che gli ho fatto nella vita. E mi manca di mangiare il fuoco, poi ho fatto di Io invece da solo, vedi, so come una mosca senza capo. Ancora non ho trovato la scarpa per i miei piedi. Mi sarebbe tanto garbato. Avrò un figliolino, comprai tutte le cosine. Con il nicolino tu ti levi la voglia, va. Il nicolino gli è un pacioccone, se vedesse. A lui gli va sempre bene ogni cosa, quel che gli dai e quel che piglia. Tu lo vedessi mai una volta arrabbiato. Mi piacerebbe tanto conoscerlo. Senta, Fosco, per piacere, che mi ripete quella cosa che mi diceva prima? Quale? Che mi piacerebbe tanto sta con lei? No, quella cappelli, cuffiette. Cappelli, cuffiette, papagini di pentolina, mi stai di cotonia, punta stai a caloscia gronda. Panama, borsalina, alla marinara, alla bersagliera e su ordinazione anche tricolno. Oh, vieni, dimmelo dove si sta più comodi. Cappelli, cucchette, vai, la tubella a quest'ora è di già sul bus. E anche questa storia ci è costata un bel botto, eh? Te pensavi di essere tanto ganzo, tanto furbino, poro pane. E scansati, guarda che mi fai ombra. Oh, zittina, è dritta, zittina. Un infierio su un morituro. Sì, ave Cesare, morituri te salutant. Chissà quante bugie mi ha detto fra un cappello e un altro. Qualcheduna, Giulietta, qualcheduna. Ma tutte cosine di poco conto. Come quella di Marisa di Ponte alle Riffe. La Marisa di Ponte alle Riffe? Sì, ci sono sortita una sera, ma qui lo dico e qui lo nego. Era da cella pezzata e un ce l'ho fatta. Oh, Giulietta, e ce l'ho limitata anche a quello, via. Anche la Marisa di Ponte alle Riffe. Ma io lo ammazzo, io... Ma ora sono puro! Sì, come l'acqua dell'Arno sei puro. Ma io te lo fa ricacare il figo, sai? E se te lo fa ricacare? A proposito di... Eccolo l'anello, l'ho ritrovato. Ma che... Eccoci, ora non gli è rotolato. Dopo tutta la fatica che ho fatto per ritrovarlo e me l'ha fatto riperdere. Tanto di quel che c'era scritto non era vero nulla. Oh Giulietta, oh Giulettina, oh non dico sì. Tu sapessi che fatica ho fatto per ritrovare quell'anello. Quando sarà rotolato. Tide! Tide! Oh, va bene che state fuori, ma non andare nemmeno a aprire la porta, ma che è, monco? C'è Giulietta e studia qualcosa. È qualche giorno che la punza. Oh, una mi ha fatto la spia, eh? Chi fa la spia? Uno è figlio di Maria o uno è figlio di Gesù, eh? Intanto se c'è qualcheduno che fra poino va da Gesù e da Maria, quello è lei. E vengo! Oh, ecco quest'altro! Ciccia, minestra e lesso, bada e sto bischero mi si è messo! Buondissa, vicino, come la sta? Dottore, come mi vede lei? La trovo emaciato, il colorito spento, le borse sotto gli occhi, ma a parte questo, sta benone. Gli esami sono perfettissimi. Ah, che meravigliosi cappelli! Sono giusto venuto per provarne alcuni. Ma non c'è la signorina Cosetta? Come? Gli esami sono? Che ce l'ha un po' di montante? Sì, ma... Sì, allora lo tiri fuori. E
perché ho delle notizie che lo lasceranno a bocca aperta e senza parole. Chiacchiera! Non bastano, Questa notizia non ha prezzo, perché dopo che gliel'avrò detta, lei sarà l'uomo più felice di questa terra. Tieni, e ora chiacchiera. Non è vero che lei sta per morire. Come? È una bugia che ha inventato la sua moglie per fargliela pagare. Oh, come, non capisco. Oh, un c'ho la palla nel corpo e mi rimane pochi giorni di vita. Dottore, e mi lastra allora? Gliel'ho detto, sono perfettissime. Allora, mi fa vedere il campionario o faccio con la signorina Cosetta? Ma allora un muoio? Che bello, un muoio! Ma sono stato male per nulla! Ma, dottore, permette? Sì? Oh! Ah, ma non c'entra mica niente, E io qualcuno me le devo rifà. E ora a noi due giuditta. E ora è meglio io me la batta, prima che per me si metta male. Oh, stammi bene a sentire, Oggi è un anno preciso e tu mi racconti un monte di bischerate. E oggi te lo dico chiaro e tondo una volta per tutte. Oh, sta zitta così. T'ho detto vengo domenica sera a fare l'entratura. Oh, oddio, dottor Chinetti! Che bell'uomo! Peccato che tu ti piaccia te, Cosetta! E sai, alla fine un pensierino ce lo fa davvero. Almeno lui un anelluccio e me lo comprerebbe di certo. Ricordo a te per tutta la vita. Ok, è d'oro. Sì, è proprio d'oro. Dottore, che ha fatto? Che ha avuto un abbassamento? Mi ha dato un cazzotto, ho visto tutto buio. Cosetta. E io invece gli lo tiro da quell'altra parte, se continua a rondare intorno alla Cosetta. Ma che dici? Alla mia futura sposa, no? Ma Bruno, là non ascolti, sa, dice un monte di discherate. Ah sì? E allora facciamo parlare questo. Ma legato a te per tutta la vita. Bruno! E sai, l'ho fatto incidere al Ponte Vecchio apposta per te. Accidenti e sciccheria. Ma che? Vero? O è finto che sembra vero? No, è oro davvero. Oh, la Hilde, dove va? Oh, il dottore cazzottato in terra e la serva che se la fila con la valigia. Qui la matassa e si infittisce. Vieni qua, gentilino mio. Mi voglio un bene così grande che un entra in questo open. Ancora non so se mi offri un cappello d'amore o un cappello pieno di bugie. Intanto, quest'anello e mi sta largo e porta anche male. E si farà restringere! Vieni qua e ora ti porto alle cascine con me. Alle cascine? Sì, alle cascine oggi corre saettone. E questa è la volta buona, me lo sento. Se vinco altro e cappelli, la signora si può fare. Andiamo, arrivederci Ciccio! Ma bellini! Ecco, tutti trovano il damo e io no. Oh, e l'avevo provata anch'io, Vistasi!
si chiama. Davvero? Sì. E vi dedico persino una poesia. Una poesia? Sì, me ne rammenta ancora. E faceva così. La prima volta che ti vidi ferma sull'orlo della concimaia, i capelli tutti in testa mi si rizzonno e rimasi impietrito lì sull'là. Bella tu è, e te lo voglio di tutto uno spianto. Bella tu è, e te lo dico tra il riso e il pianto. Di tutte quelle altre donne un me ne importa un corno. Ora vo a badare le pecore e poi torno. E poi un ritorno. E io per dimenticarlo e sono venuta qui a Firenze, dove ho servito per una vita. Ma ora che sono riuscita a tirar su qualche soldarello, perché me ne ritorno a casa mia. Voglio fare la signora e in questa gabbia di brulli rimaneteci da voi. Oh, che tipo letti? O che ti fa male? Assai, assai. Oh, la Tilde, ha visto con quel cappello sul capo e sembrava la Baciua. Ora mi scusi, Sam, ma mi è preso 5 minuti. Perché? Lei è così bellina. Lo sa che è così bellina quando ride? Ma che mi fa male? Assai, assai. Oi, oi, ma qui ci vuole un ombrello, però. Senta, so che avete dei meravigliosi cappelli, che me li fa vedere lei? Diamine, la venga. Ora chiudo il magazzino e butto via le chiavi. Venga. Oh, forza la Giuditta, via. Te perdoni me per farti di Vittoria. E io perdono te per avermi fatto stare così male. Oh, sapete dove morire? Ora è mio scherzo, è vero? Non mi fa ripensare alla Marisa di Ponte alle Riffe, guarda. Te pensavi d'essere il gallo cedrone, eh? Invece sei un galletto vecchio, anzi, un gallinaccio sei. Via, su. Te prima che ti perdoni c'è che dire. Ancora me è sbollita, sai. E occhio, perché sta camminando sul filo del rasoio. Oh, la mia Giulittina. D'ora in poi, sempre insieme. Io e te, io. Forse fa un tempo andare al bar, ci avevo un appuntamentino, eh? Eh no, non ci puoi andare. Ma per via di che? L'appuntamentino? Ce l'hai con Don Terenzio? No. Sì. Anzi, se non mi sbaglio, esattamente fra 4 secondi dovrebbe... Eccolo lì, eh? Ha avuto la grazia, gabbato lo santo, eh? Ma ora te, figli, e vieni con me, sai. Ando! Dove ha promesso, eh? All'abbazia di Vallombrosa, a meditare sulla benevolenza di nostro Signore. O che te ne sei belle dimenticato, eh? Oh, sì, certo, ma... Allora, vieni. Aspetti. Aspetti, metto dentro la valigia due cose, me la mette per farmi la barba, 3 o 4 cappelli. Non ce n'avrai bisogno, lassù un bel saio addosso, lavoro, digiuno e preghiera. Digiuno e lavoro, per espiare i peccati che hai commesso non c'è di meglio, lassù. Nel silenzio il cielo e l'abbazia, l'abbazia e il cielo. Basta? Oioioi, stavo meglio quando stavo peggio. Oioioi, mi sento male. Per la verità, nelle vicinanze ci sarebbe
un educandato di carmelitane scalze. Di suore? Beh, più esattamente di giovinette sulla soglia dei vent'anni, che stanno lì, aspettano nella gloria del Signore di farsi suore. Ah, giovinette tocate scalze, eh? Oh, via, quando si va? Io sto bello e pronto. Andiamo, andiamo. Vida che può, prima che il tempo fugge, che tutte lasciate e sono perdute. Oh, andiamo via, Don Terenzio. Vai, andiamo. Un cappello, te lo piglio. Piglialo il cappello, vai. Tanto, come mi ha insegnato te, è un cappello pieno di bugie. Poro tarlocco, lassù non c'è né educande né suore, ma solo frati che sembrano Marcantoni. E se un righi dritto te lo levano loro il pizzicorino, vai. E io lo sai, è povera. Ora basta d'essere murata viva in questo laboratorio. Chiuso per ferie. Un bacino alla Madonnina, mua. Un bacino a San Giuseppe, mua. E finalmente vo' a Venezia con la mia cugina. A tutta vita! Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Potevamo infatti far passare inosservata, pur in questo delicato momento internazionale in cui rimbombano i tamburi di guerra, la presenza a Casa Bianca del presidente Donald Trump e della sua bellissima moglie, l'avvenente First Lady Melania. Ne abbiamo approfittato al volo e se tutto è ok e se la CIA, lontana parente della Confederazione Italiana Agricoltori, ha preso tutte le precauzioni dall'Orsa a Valderano in materia di sicurezza, ci colleghiamo subito con la sala ovale di Casa Bianca. Stiamo a vedere, buon divertimento. Mamma mia, quanti decreti da filmare, per pieno di roba lì. Ma chissà Melania dove sarà. Melania! Melania, vieni! Ma dove sarà andata? Qui c'è da fare un sacco di cose. Melania, vieni! Buonasera, fammi salutare questo meraviglioso pubblico. Buonasera. Ronald, o che ha fatto? Ha bevuto anche oggi? Ma dei cose russe. No, ma che ho bevuto? Dimmi, che c'è? Quindi che problemi ci sono? È un pochino tiriamo. Guarda quanti decreti c'è da filmare. Uno dietro un altro, guarda.
Sì? Volevo sentire un pochino anche che dici te, amico. Sì, sì, sì. Questo sì. Discorso qui. Allora, dimmi. Nadia. Allora, guardiamo un po'. Allora c'è Nadia del Menzin e Daniela di Yogi sono disperati perché loro con quest'omini non ce la fanno più. C'è Yogi si confonde a imbeniciare l'inghiere dalla mattina alla sera e il Menzin taglia un po' d'erba a passar di lì, passar di là, qualche posatura, ma roba da matti. Ha visto, mi sono fatte male quelle donne. Non la accontentano più! Non c'è niente da fare! E allora come fai? È così. Ho deciso di mandarle a Cuba. Sono sempre di là. Non c'è niente da fare. Loro, ora, per fare un bel lavoro, ho deciso di fare il decreto un mese a Cuba! Sì, sì, sì. Nel centro benessere. Lì sicuro riposeranno e staranno bene. Massaggi, massaggi. Massaggi uno dietro un altro. Con quelle belle ragazze che c'è. Bene. Va giusto, bene Ronald. O no? Giusto, Ronald. Allora giusto. Lo firmo? Giusto, giusto, giusto. Forse allora... bisognerebbe che ci andasse anche te qualche volta. Comunque, firma. Allora lo firmo un mese a Cuba per questi uomini. Giusto. Giusto? Giusto, giusto. Mi credo infatti. Allora, un mese a Cuba. Fallo vedere, fallo vedere. Al centro benessere. Primo decreto è già sì. Pronto. Poi? Poi si passa al secondo decreto. Il secondo decreto. Sì? Visto che in questo paese c'è un distributore solo. Dica, sì. Dica. E che fa come li fare? Apre e chiude come li fare? No, non è possibile. E la benzina ci vuole, no? Ci vuole per forza. Non si può fare. E allora che direi? E allora io proporrei al distributore 24 ore su 24 sempre aperto Pasqua, Natale, a dritto. Oh Ronald, ma se te lo fai style dick 24 ore su 24 al distributore, ma quei cani là chi li governa? Ha sentito che abbaioni fanno, poi la gente si lamenta se smettono di abbaiare, eh? Meglio cani, cani, di un fondo cani. Io glielo bene detto, insomma, qui il 24 ore su 24 il distributore. Sempre aperto! Giusto? Oh. Lo firmerei, sì, sì, sì. Allora sì. Si firma anche questo. Bene. Distributore a Casciano 24 ore su 24 e non se ne parla più! Se non c'è il DIC ci si manda Nanni. Ci si manda un altro Nanni. Allora, sempre aperto 24 ore su 24 il distributore! Passiamo al terzo decreto. E poi di ce n'è tanti. Oh, ce n'è tanti, ma se ne fa tre soli. Perché oggi è festa. Allora, terzo decreto. Dimmi. Oh, questo è quello più bello. Quello più importante del paese. Oh, dimmelo. Ci vuole il prete a Casciano fisso. In tutti i modi il prete fisso. Perché c'è Giulia, Luigino, non possono stare senza prete. Non possono stare fino e per niente. Giusto. Oh, c'è Daria, dalla mattina alla sera 4-5 viaggi al giorno. Andava a vedere là del prete. Ma è arrivato il prete, l'avete visto? Non posso vivere senza prete io. E poi l'accompagna anche Anna Maria con quei santini. Tutti i miei santini vengo anch'io a aver servato il prete, dice. Firma questo decreto, ma chi fai venire il prete? Don Giacinto. Oh, Don Giacinto, basta un prete che sia bravo. Perché noi si vuole bravissimo. Beh, il prete a casa. Firma il decreto. È importante del prete. Capito? Bene. Vai, siamo a posto. Anche il terzo decreto penso vuole andare bene. Prete a Casciano fisso fra una settimana! Se no niente morri! Senza il prete! E qui ci siamo al terzo decreto, ora basta! C'è un monte di fogli, ora ne fa la mia più! No, ora non le fa più questi le lasci, perché sono già un po' stanco. Ora semmai avrei bisogno di una ravvezzata a petto ciuffo. Questo senz'altro. Non ci vedo più. Ronald, così non può andare bene. Non può andare bene per niente. Sempre questo ciuffo più lungo. Io lo voglio ritto il
ciuffo! Non lo voglio lungo! Giusto, a Casciano c'è una parrucchiera molto famosa, una certa Mirka. La mai sentita dire? No, non mi hanno avvertito. Anzi, sì, mi ha avvertito il sagrestano che mi ha detto, guarda, c'è una parrucchiera molto bella e molto buona! Ah, e allora sicché, devo andare a chiamartela? Se me la chiama mi fa tanto piacere, così almeno mi l'avverta un po' il ciuffo. Va bene, Ronald, vado subito. Bene, ciao, bene, ciao. Arrivederci a tutti, vado a chiamare la parrucchiera. Buonasera, presidente. Sono la parrucchiera Mirka Spazzole Ribelle. Buonasera. E che cosa ha bisogno, mi dica? Una ravvezzatina a questo ciuffo. Bene, penso io. Ma facciamo la svelta perché c'è la bottega piena, eh? Questo va qui. Mi raccomando, il ciuffo lo voglio perfetto, eh? Non si preoccupi. Senti, eh? Vede? Au, che capo! Scusi, presidente. Senti, presidente, eh? Allora mi dica come gli serve questo ciuffo. Questo ciuffo lo voglio ritto! Ritto? Sempre ritto ciuffo! Io ho diversi clienti che vengono da me che vogliono il ciuffo ritto. Per esempio, il killer lo porta ritto di qua. Poi c'è Banino, invece lo porta ritto di dietro. Poi c'è Lapino, lo porta ritto di qua invece, così. Mamma mia, ti guardi là. Poi a volte viene anche Piombo, ma lui poco perché... Poi c'è Forcella. Per esempio Forcella lo porta così, perché lui è un po' strano, allora lo porta ritto così. Andiamo. Ok. Questi troppi poi, sa? Però ora gli faccio vedere questo ciuffo, però ci sarebbe anche una pettinatura particolare che faccio a Casciano, a Gino del Forno, quella si chiama l'onda lunga. No, ma che onda lunga? Ora voglio l'onda ritta! Una colatina perché non sta ritto, presidente, da che dipende? Poi... Va bene. Sì. Ora glielo faccio vedere, eh? L'ha fatto bene o no? Guardi, presidente. Direi perfetto questo ciuffo. No, questo qua, eh? Va bene, sì. Perfetto. Questo? Perfetto e ritto. Sì. Allora io ora guardi, faccio un altro decreto. Presidente, ma se va bene io vado, eh? No. Come? Lei viene con me alla Casa Bianca. Come? Alla Casa Bianca. Centro della Casa Bianca. La voglio portare. No, ma va bene? No, non posso venire perché io a Casciano mattina a Cappuccino Punta Capo lavoro palestra. Palestra lavoro Punta Capo Cappuccino. Va bene. Allora si va al centro benessere. Non posso. Allora Bianca c'ho anche lì il centro benessere. Devo scappare, c'ho Alberta che mi aspetta, poi deve andare con Ivana, non può aspettare. Via. Va bene, via. Non posso venire io, presidente, la devo salutare. No, ma andiamo al centro benessere alla Casa Bianca. No, andiamo! Ma... Alla fine.
E
porcella che fa il controfuoco. E alla banca nel piazzale c'è un cassiere originale, dal cappotto alle ciabatte, queste donne ne sono tutte matte. La voce è poca, il tempo è scaduto, e da tutti fa il mio saluto. Sono già a fuoco e me lo sento, a tutti buon proseguimento. Il mago, lo strologo di Brozzi, che l'anno scorso aveva un certo successo, quest'anno ci ha promesso che sarebbe ritornato e noi l'accogliamo volentieri, almeno sperando che ci sia qualche buona notizia. Ultimamente l'hanno avvistato laggiù a Campotropoli, stava facendo conferenza, però hanno telefonato, è sotto la strada, speriamo che arrivi. Proviamo a vedere se c'è. Proviamo a vedere se c'è. Perché il prossimo anno al depuratore vince
stasera. Sono tutti, tutti nascosti. Non si vedono bene. Vero, cerco un altro ma non lo vedo. Vediamo se... Se lo vedo, è un male dalla faccia della... Però glielo dico di qui, perché io non ci ho fatto di annoia! Annoia è diventato segretario della palestra, custode! E quando va laggiù a quella palestra, si mette in posa e guarda il panorama! Sempre da di dietro! Vero Noia? O non è vero? Oh, vedi, Ti posso prendere qui! Vedo delle belle ragazze! Mano, bella mano, perché io vedo, stravedo e prevedo! Mano, bella mano, cosa vedo in queste mani? Vedo, prevedo e stravedo! Il futuro! Tanta fortuna e l'amore! Tanta fortuna e l'amore in queste ragazze! Ora cerco un'altra persona, ma non la vedo, non la trovo. Perché sono tutti nascosti, Troppo, l'avete visto? No?